Prepariamo oggi un dolce senza farina, senza olio e senza burro. Iniziamo lavorando 3 uova. Aggiungiamo 150 g di zucchero semolato. Uniamo un po' alla volta 120 g di frumina e 40 g di amido di mais. In alternativa potete utilizzare tutta frumina, tutto amido di mais, fecola di patate o, se non avete problemi, anche la semplice farina. Grattugio un po' di bucce di limone. In alternativa potete anche utilizzare della semplice vaniglia, una stecca di vaniglia o una bustina di vanillina. Aggiungiamo 400 ml di latte fresco. Come vedete il composto è diventato piuttosto liquido, ma va benissimo così. Rivestite con della carta forno una teglia da 24 cm di diametro e versiamo il composto. Andiamo quindi a cuocere a 180 gradi per circa 40 minuti, facendo sempre la prova a stecchino per verificare la cottura interna del dolce. Se dovesse scurirsi troppo la superficie, abbassate leggermente di 10 gradi la temperatura e coprite con un foglio di carta alluminio e proseguite la cottura. Ed ecco la nostra torta cremosa appena sfornata. Fatela raffreddare bene prima di toglierla dalla teglia. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!